Noi con Costruiamo Cupra siamo partiti ormai lo scorso dicembre con vari obiettivi per il nostro paese. Tra i vari non poteva mancare quelli inerenti alla questione ambientale. Come primo evento, in occasione della giornata mondiale del clima, il 5 giugno, abbiamo organizzato questa raccolta collettiva dei rifiuti nei parchi Cupra Montana. Abbiamo fatto questa raccolta principalmente per due motivi. Il primo, per svolgere comunque sia un servizio ambientale, riqualificando questi parchi, raccogliendo e differenziando questa spazzatura, abbiamo comunque sia posto un po' una pezza a quello che è un problema molto diffuso, appunto quello dell'inquinamento ambientale. E in seconda battuta abbiamo, come dire, messo le persone attivamente di fronte al problema. Svolgendo questo evento con l'aiuto dei cittadini, siamo riusciti a metterli nella condizione di toccare con mano un problema costituito anche da noi. E per questo, anche in ottica futura, pensavamo sia di riorganizzare una riedizione di queste raccolte collettive, pensavamo eventualmente di farlo a fine stagione, diciamo, sia di renderlo un po' un appuntamento fisso nei mesi che permettono, insomma, questi incontri al vivo, perché appunto pensiamo che possa essere una costante funzionale per la città in primis, ma anche per noi proprio a livello di cittadini. Il nostro sogno sarebbe quello di riuscire a creare una sorta di calendarizzazione, magari raggiungendo anche gli alunni nelle scuole. A Cura Montana abbiamo una scuola elementare e media. Sarebbe opportuno riuscire ad entrare in contatto con queste realtà per anche formare i ragazzi fin dalla tenera età sull'argomento. Un argomento che appunto nelle scuole non viene trattato a sufficienza, secondo noi. Eventi che avevamo in mente di organizzare nel futuro prossimo è quello di un incontro con un ingegnere elettronico per parlare appunto di energia rinnovabile sempre sul territorio e di trattare tutta questa tematica legata appunto al riciclo anche dell'inquinamento dovuto all'energia. Avevamo in mente appunto questa serie di eventi. Sempre a contatto con la cittadinanza, perché per noi sarebbe fondamentale organizzare questi eventi con i cittadini in prima persona. Il nostro panino nel prato potrebbe essere appunto quello di formare una coscienza civile, non solo sulla tematica ambientale. Noi, come Costruiamo Cupra, abbiamo questo obiettivo di creare una società sempre migliore. E il nostro sogno potrebbe essere proprio questo: creare consapevolezza nelle persone. Che eventi come anche questi di raccolta ambientale sono fondamentali per noi, per il nostro benessere. E quindi sì, il nostro sogno al cassetto potrebbe essere proprio questo, quello di formare una coscienza critica nelle persone.